sia ancora la valle. Io faccio questa domanda perché insomma oggi credo che sia palese l'errore dell'arbitro sul rigore dato alla spalla, a prescindere poi quelli che sono i colori, i campanili e le parti. Ma io vorrei andare oltre, sinceramente, insomma. Mister, oltre, insomma, penso che sia l'unico episodio da... Sì, sì, però ormai purtroppo non ci ritorna nulla indietro. Sarà chi di dovere che andrà a segnalare l'eventuale errore dell'arbitro. Io voglio concentrarmi invece su quella che è stata la partita dei ragazzi, secondo me una partita importante. Hanno avuto un piano gara, secondo me, molto buono e meritavamo assolutamente qualcosa in più, insomma. La squadra ha saputo stare in campo, abbiamo cambiato anche qualcosina sulla fase di non possesso, cercando di essere un po' più aggressivi, e la squadra stava facendo bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, affrontavamo una squadra forte, ma penso che lo sia stato anche il Pescara, e al secondo tempo addirittura in 10 uomini ha saputo fare una gara completamente diversa, mai provata fino ad oggi, quindi sono stati bravi ragazzi a rimanere compatti e a crederci fino alla fine. Poi questa la lasciamo alle spalle, resta assolutamente la prestazione, e da qui dobbiamo ripartire lunedì, perché ci sono ancora 11 partite e questa squadra è fortemente viva. Pensatore, buon pomeriggio, Massimo Profeta, Rete 8 Sport. Sono d'accordo con lei, bisogna tenersi la prestazione che è stata sicuramente positiva. La Pescara è rimasta in partita, sebbene in 10 uomini, per oltre un tempo, sino al fischio finale di La Penna. Dico solo arbitraggio inadeguato, però voglio andare oltre, proprio per sostenere quello che stava dicendo. Si può ipotizzare da qui in avanti una difesa a 4, visto che comunque la squadra ha dato delle indicazioni molto positive sotto questo profilo? Sì, ma l'aveva date lo stesso a 5, ripeto, noi in questo momento stiamo portando avanti un discorso tattico, la squadra lo sta facendo veramente bene e ha dimostrato, perché come dico sempre, come ho detto sempre, questa è una squadra che ha qualità, è ritornata fortemente a credere in quello che fa. Oggi forse l'unico appunto che posso fargli è che non abbiamo avuto un grande approccio alla gara, i primi 5-6 minuti. Ma nonostante ciò, voglio dire, la squadra è stata sempre in partita, è arrivata tante volte al cross, potevamo sicuramente rifinire meglio alcune situazioni dove sono stati bravi ragazzi a liberarsi. Ecco, scusi mister, come lo immaginava l'approccio, per capirci bene? Ma lo immaginavo un pochettino più duro. Abbiamo perso, l'unica volta che abbiamo perso il loro play, poi hanno creato l'occasione di rigore, lì dovevamo fare un qualcosina di diverso e lo sapevamo. E in Serie B non puoi distrarti un attimo, anche perché poi, ripeto, affronti squadre di qualità e quando imposti una partita in un certo modo devi essere bravo a portarla fino in fondo, andando a sacrificarti il più possibile, non devi distrarti un attimo. Oggi l'abbiamo fatto e la SPAL su quella situazione là ci ha punito. Poi c'era, non c'era, ripeto, chi di dovere giudicherà, per me sarebbe troppo facile andare a puntare il dito e non mi piace accampare, voglio dire, scuse o alibi. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ha dimostrato di crederci fino alla fine, ha lottato, ci crede, è viva, e guardiamo avanti a lunedì e non vediamo l'ora di iniziare gli allenamenti. Buon pomeriggio mister, Costantini TV6, le chiedo, però la squadra è anche un po' caduta nelle provocazioni di alcuni elementi della spalla, perché poi si è rimasti anche in 10 uomini, lì nel caso di specie Drudi si è voltato e è andato su Mora, probabilmente non c'erano gli estremi dell'espulsione, però c'era del nervosismo. Se questo ha inciso, e quanto, e cosa manca alla squadra per essere più incisiva da un punto di vista offensivo? So che ci state lavorando, lei lo dice sempre, ma cosa manca? Quali sono le caratteristiche che mancano per essere più incisivi di davanti? Ma per quanto riguarda Drudi, penso che ogni commento sia superfluo, insomma, sbagliato, è grande, vaccinato, poi quello che ci diremo lunedì resterà all'interno degli spogliatoi, ma ha fatto una grande sciocchezza. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una squadra che ci sta lavorando per arrivare, perché i movimenti che riusciamo a creare sono dei movimenti che liberano comunque gli uomini, poi dobbiamo essere bravi ad andare ad attaccare gli spazi.
i ragazzi ci stanno mettendo l'anima. È chiaro che bisogna continuare a lavorarci, perché non bastano forse 10 giorni di allenamento, se contiamo, voglio dire, le rifiniture, le partite. Addirittura la settimana scorsa abbiamo giocato l'infrasettimanale. Sta crescendo di partita in partita, poi chiaramente va ottimizzato il tutto, però la squadra ha un'identità ben precisa e deve migliorare su tante situazioni, ma la strada è quella giusta. Il tempo purtroppo è poco, ma la squadra deve crederci in assoluto. Mister, buonasera. Sera. Allora, le volevo chiedere, per quanto riguarda la fase offensiva, perché questa è una squadra che ha dimostrato anche oggi che le partite comunque le sa tenere in equilibrio, e anche dopo lo svantaggio, abbiamo già parlato, comunque siamo riusciti a stare in partita. Io ho visto, forse mi corregga se sbaglio, ci siamo alzati un po' troppo tardi come linea difensiva per essere un po' più, chiaramente in 10, immagino difficoltà, per essere un po' più...